Allora, la prima cosa che volevo chiedere a Silvio Orlando, che questa sera qua a Novi Ligure con la scuola, è il suo rapporto col teatro. Ottimo e abbondante. Sono nato in teatro, non l'ho mai abbandonato, anche nei momenti in cui magari le sirene del cinema, della televisione mi chiamavano, per cui è sempre stata una costante della mia carriera. Insomma, ho sempre pensato che senza il teatro camminavo un po' con una gamba sola. E adesso si è intensificato negli ultimi anni, ancora di più, credo che sia la vera maturità di un attore. Poi il teatro. E poi questo spettacolo tra l'altro lega cinema e teatro, insomma, in qualche Sì. modo, nella sua vita. Sì, nel senso che da questo spettacolo teatrale nacque il film celeberrimo, insomma. E quindi per una volta tanto il teatro non è stato parassitario rispetto al cinema, ma viceversa, per cui siamo abbastanza orgogliosi di questo, l'abbiamo ripreso appunto per riaffermare questa cosa che forse pochi sanno, ecco. E com'è il rapporto di Silvio Orlando con la scena teatrale contemporanea? Va a vedere, segue le compagnie giovani, cosa ne pensa? Sì, no, io sono un onnivoro di teatro, vado a vedere da sempre tutto. Certo, facendo teatro poi stando in giro con la tournée è un po' complicato, un po' più complicato, però insomma cerco insomma, di tenermi al passo e di fare il possibile per non chiudermi con i miei punti di riferimento precisi e cercare altre strade, insomma. Continuare un po' una carriera un po' avventurosa che ho avuto, insomma. Infatti poi nell'ambito di questo mi sono andato a cercare una collaborazione abbastanza prestigiosa con Valerio Binasco, che è Che tra l'altro è novese. sì, una piccola gloria locale, quindi col suo gruppo, che proprio in questo teatro abbiamo allestito il Mercante di Venezia, che è stata un'esperienza bellissima. Per affrontarmi anche con una generazione diversa dalla mia, insomma, ecco, è necessario questo. Della formazione teatrale, si occupa anche di formazione teatrale di giovani, ha modo di incontrarli, i giovani che insomma si apprestano a iniziare magari una carriera teatrale. Ah, insomma, quello, siccome sono autodidatta in qualche modo, ho cominciato a camminare da solo, farei fatica anche a spiegare come ho fatto, insomma. Sì, si chiuderebbe in 5 minuti, fate quello che più sentite vicino a voi, insomma, e non rinunciate ai vostri difetti, ecco, costruite sui vostri difetti, ecco. Però poi basta, la prima lezione finirebbe lì, poi si andrebbe al bar a consumare. Quanto c'è di Napoli nel suo modo di stare in scena? Ecco. Ma io non lo so, una cosa che viene da sola, che non la coltivo, cercato, mia generazione è stata una generazione che si è cercato un po' di distanziarsi da un modulo, da un modello recitativo che era diventato un po' ripetitivo e un po' autoreferenziale e ha cercato altre strade, anche negando anche dei rapporti con la tradizione e poi dopo col tempo, con la maturità, con il bagaglio e con gli strumenti che erano migliorati abbiamo potuto affrontarlo con una consapevolezza diversa, ecco, per cui poi dopo adesso insomma non mi viene neanche voglia di mettere mano a cose della mia terra, insomma. E nella mia recitazione non so se c'è un piccolo orgoglio che sento. Con merito di aver portato poi in scena, sullo schermo, insomma, un tipo di meridionale, un tipo di napoletano che forse prima non c'era, ecco. Un napoletano non legato alle solite tre cose, della furbizia, della scaltrezza, dell'arte di arrangiarsi, diciamo così, ma piuttosto un napoletano con un senso civico, civile molto forte. Ecco, la componente, diciamo, politica, sociale, civile che c'è in qualche modo sempre un po' stata nei pezzi di teatro, di cinema che ha affrontato nella carriera, quanto incide sulla sua voglia di esserci e di in qualche modo di affrontare la scena o lo schermo? Ma insomma io credo che l'arte, il cinema, il teatro, ancora di più, sono forme poi tutto sommato più spettacolari,
devono indagare quelle cose che fanno uscire la gente di casa, no? Che li obbliga ad andare fuori di casa. Sono due o tre, poi alla fine, se uno pensa, la gioia di vivere, l'amore e anche la politica, perché è stata una grande molla di movimento, di coesione tra le persone, insomma, una grande ansia delle persone di, insomma, immaginarsi un mondo diverso. La sente ancora? Sì, magari in una dimensione un po' più privata, così. Però naturalmente ho sempre fatto un discorso che partiva un po' da me, cercando di, nel mio piccolo, di non inquinare il mondo con cose brutte, ecco, per cui gli spettacoli ho cercato sempre di farli che mi rappresentassero, e che rappresentassero queste cose che sto dicendo, insomma. Grazie mille. Prego.